Un mondo parallelo scoperto, tutto parte dall'indagine di qualche tempo fa che coinvolgeva una donna catanese. Sì, un'indagine molto difficile che fu condotta dalla Polizia Postale con il coordinamento della nostra procura e che portò al risultato davvero significativo di riuscire a individuare il minore partendo dai filmati e dalle fotografie. Da lì poi si è sviluppata un'indagine molto complessa, della quale ovviamente non fu dato conto all'epoca, che ha portato oggi a questi risultati, che possiamo sintetizzare nel fatto che si è riusciti a penetrare nel deep web, cioè in quella parte di internet, del web profondo, nella quale operano organizzazioni criminali, e a identificare altri minori abusati. È un'operazione di un notevole significato. È la prima volta in Italia che si riesce a scandagliare questo mondo parallelo di internet. Una delle prime, sempre a opera della Polizia Postale, sì, è ormai si è in grado di entrare anche in questo settore. Ci sono altri indagati nell'inchiesta? Sì, ci sono complessivamente 9 persone sottoposte alle indagini. Le misure cautelari originariamente riguardavano 2 persone, 2 poi sono state arrestate in flagranza nel corso delle perquisizioni e altri sono stati denunziati a piede libero.